Eccoci qua al Circolo La Torre dei Cristalli per presentare insieme a Pino Olivieri il libro Stelline e Stellette. Questa è un'intervista che ci permetterà, diciamo a quattro occhi con l'autore, di svelare alcuni aneddoti legati alla produzione dell'opera e alla stesura appunto del progetto letterario legato appunto a Stelline e Stellette. Ah, grazie di essere venuto, Pino. Dunque, penso che siamo tutti curiosi di capire appunto come nasce il progetto letterario Stelline e Stellette. Ma Stelline e Stellette nasce da una rabbia profonda provata durante il periodo di leva, e io penso possa definirsi un grido di dolore rispetto a quel sopruso enorme che ci hanno fatto avendoci costretti a vivere quell'anno in una maniera pazzesca, inutile. E tanto è vero che 10 anni dopo il congedo, addirittura 10 anni dopo, ho cominciato la stesura di questo libro, quindi dopo 10 anni non mi era ancora passato. Ah, capisco, quindi è stata una gestazione anche piuttosto lunga. Questo, ripeto, è un romanzo, per chi non lo sapesse, scritto già, finito, perché è cominciato nell'86, finito dopo la prima, seconda, terza stesura, intorno agli anni 90, quindi è ripreso con un'aggiunta di un finale che secondo me mancava per dare il senso al romanzo, penso 4-5 anni prima della pubblicazione, che è avvenuta nel 2012. Ah. E durante la presentazione Andrea Epaminonda, ci ricordiamo tutti, ha contestualizzato il tuo libro a livello storico. Ti trovi con questa contestualizzazione, che comunque è parsa molto attenta anche ai particolari legati a molto di quello che viene detto proprio nel libro? Sì, io credo che Andrea sia stato notevolmente brillante nell'esporre il periodo storico, sia a livello politico sia a livello sociale. Erano effettivamente degli anni un po' particolari, dove la generazione, la mia, quella precedente, eccetera, hanno dovuto subire delle situazioni non indifferenti. Voglio dire, ci siamo trovati imbarcati in una situazione che poteva sembrare senza scampo. Vi ricordo, erano gli anni delle Brigate Rosse, quindi noi che facenti parte di un certo movimento di estrema sinistra, era facile cadere in quella situazione, purtroppo poi irreversibile. Quindi in sostanza parliamo del periodo caldo dell'Italia, più che altro gli anni di piombo, quindi legati anche a molti crimini, anche al concetto stesso di antimilitarismo, che in realtà non veniva in quanto tale rispettato, ma anzi era un po' un paradosso, nel senso, militarismo ce n'era e tanto, quindi il concetto di antimilitarismo si riduce più a una teoria che negli anni di piombo sfumava completamente. Ma l'antimilitarismo è un concetto che lo sia dentro, ma l'antimilitarismo è inteso come una situazione che non ti permette di esprimerti. Voglio dire, non è possibile essere deportati in quella maniera, migliaia e migliaia di giovani, solo perché il potere vuole in questo modo. Io con il carattere che ho e che avevo lo trovo e lo trovavo inammissibile. Antimilitarismo è qualcosa che intanto no alla guerra, intanto un pacifismo generale che in quegli anni era sentito fortemente. E l'antimilitarismo era dettato soprattutto dalla non voglia di sopportare le angherie che il potere, sia militare sia civile, in quegli anni esercitava in una maniera, direi, folle, specie quello militare, che era quello che non si rivestiva di una parvenza di democrazia, anzi era brutale, era ruvido, era totalitario nella maniera estrema.
Addentriamoci più nella trama. Allora, abbiamo un protagonista, Stefano. Sì. Tuttavia, lo stile narrativo si proietta in prima persona, quindi tu narri in prima persona. Quello che è un po' una curiosità è il personaggio di Stefano. Si può intendere come un tuo alter ego? O meglio, l'opera può anche intendersi come autobiografica in questo caso? L'opera è prettamente autobiografica. Di inventato c'è quella parte che riguarda gli episodi estremi, che naturalmente chi ha letto il libro saprà a cosa mi voglio riferire. Naturalmente è tutto incentrato sull'autobiografia di me stesso, ovviamente, perché sono situazioni, emozioni, sofferenze che ho vissuto in prima persona attraverso quell'esperienza, che uno potrebbe sembrare esagerato visto oggi, ma oggi Militare di Leva non c'è più. Se chiedete a quelli della mia generazione, a quelli dopo e a quelli precedenti, era una cosa da impazzire. Non voglio dimenticarmi che ci sono stati dei suicidi addirittura di elementi, poveri ragazzi strappati alle loro case, alle loro cose, alle loro attività per fare il militare. C'era un'insofferenza che sovente sfociava nel suicidio. Leggendo il libro si può evincere una vaga ispirazione, anche se siamo in un altro contesto storico, a Pavese piuttosto che a Fenoglio. Anche loro narrarono dei fatti legati alla Seconda Guerra Mondiale che furono truci e la vissero chiaramente, essendo contemporanei, in prima persona. Nel caso tuo, trattando ovviamente molti anni dopo la questione è legata a, comunque a una guerra, vuoi che sia una guerra sociale, politica, militare allo stesso tempo, quali sono effettivamente gli autori ai quali puoi esserti ispirato? Ma stilisticamente parlando, io mi sono ispirato più che altro a un'autrice italo-cubana, una certa Alba de Cespedes, di cui ho letto quasi tutto, e questo per quanto riguarda lo stile narrativo. E non lo so, Laura Scaramuzzino mi ha classificato tra Kafka e Polanski. Kafka per la sua incapacità di risolvere il suo esistenzialismo, che è una cosa che Stefano ha in comune nella vicenda del romanzo. Polanski per il suo modo visionario di intendere la vita, eccetera, eccetera. Anche qui Stefano di visioni ne ha abbastanza. Hai menzionato Polanski perché giustamente in sede di presentazione del libro è emerso un parallelismo con questo regista. Dunque veniamo alla sfera, dato che comunque l'intervista è condotta nell'ambito di Recencinema, alla questione Settima Arte. Che rapporto hai tu come autore letterario con la Settima Arte? Nel senso, sei un amante di cinema, ti vedi nelle cose che fai, nelle cose che scrivi, un po' con le vicende di finzione narrate insomma attraverso la Settima Arte? Io fin da ragazzino ho cominciato ad adorare il cinema e l'ho seguito naturalmente fino a metà degli anni 70. Gli ultimi film, c'è qualcuno carino, ma c'è poco come produzione, diciamo. I film che tu hai potuto visionare, che un po' aderiscono al genere letterario che tu hai sposato con Starine Stellette, ce n'è qualcuno a cui sei particolarmente affezionato e che con il quale ti puoi identificare a livello letterario? Io non penso di trovare qualcosa a livello cinematografico così vicino a Starine Stellette, purtroppo, perché sarebbe... Fra l'altro Starine Stellette potrebbe diventare una bella sceneggiatura cinematografica. No, mi sono più che altro ispirato a situazioni narrative, questo non vuol dire stile narrativo. Per esempio mi viene in mente subito Eric Maria Remarque col suo Niente di nuovo sul fronte occidentale.
La via del ritorno, tutti grida di dolore, romanzi che erano grida di dolore in una maniera incredibile. E in questo penso che Stelline e Stellette si riconosca molto. Potrebbe, senza nessuna presunzione da parte mia, essere accostato a cavallo tra Niente di nuovo sul fronte occidentale e La via del ritorno. L'uno perché, il primo perché denuncia una situazione di guerra vibrante, toccante, reale. L'altro perché racconta quello che è andato a subire i reduci. A tuo avviso, il libro Stelline e Stellette può essere considerato, per stile narrativo piuttosto che per contenuti, un romanzo di formazione? Io penso proprio di sì, perché segue un certo percorso inizialmente di situazioni indecorose, di situazioni pressanti, assillanti. Poi si viene a creare un'atmosfera di solidarietà tra i commilitoni, quindi insieme decidono di fare delle cose e via di seguito. Io credo che sia abbastanza formativo questo, se non altro aiuta chi si sente isolato, chi si sente minacciato a socializzare e a avere una sorta di difesa nei confronti di quello che si chiama il potere o comunque la situazione che viene a incombere su di loro. Però è chiaro che io l'ho scritto prevalentemente per i maschietti, ma sembra che piaccia di più alle femminucce. No, è vero. Le persone che mi hanno dato i responsi più considerevoli sono state ragazze, quindi il target potrebbe essere quello della mia generazione, quelli dopo. Poi è un libro che parla di un intimismo notevole, per cui credo che questo possa insegnare qualcosa, e di un'analisi cosciente, di un'analisi estrema, quindi analisi delle sensazioni intendo, quindi se non altro si aiuta in qualche modo a capire un pochino se stessi. La distribuzione, la casa editrice che lo ha preso in carico, il tipo di strategia adottata per distribuirlo, le metodologie di vendita, dove è possibile trovarlo in sostanza? Ma la casa editrice è la Besa Editore, una piccola casa editrice nella provincia di Lecce. La distribuzione è a livello nazionale e si trova, secondo me, dagli Appennini, non alle Ande naturalmente, dal Piemonte fino in Sicilia dovrebbe trovarsi tranquillamente. A Roma si trova, a Pisa si trova, lo so perché ho gente, ho contatti e quindi mi hanno assicurato che esiste. Un mio cugino ho trovato anche a Foggia, figuriamoci, quindi la distribuzione no, è stata nazionale assolutamente, tanto è vero che mi avevano promesso quello, la casa editrice su quello non si è smentita. Dove trovarlo? Io prevalentemente l'ho cercato alla Feltrinelli, e alla Feltrinelli si trova tranquillamente, se non dovesse essere presente basta ordinarlo e arriva nel giro di un paio di giorni, poi sui vari siti online, mondadori.it, eccetera, eccetera. A questo punto, analizzato il libro di oggi, volevamo sapere, riguardo al tuo futuro letterario, se hai dei libri nel cassetto, in preparazione, che stai ideando, che stai discutendo, per capire se è possibile replicare il romanzo Stelline e Stellette, o se ti puoi anche dedicare a un genere totalmente diverso. Quindi questo dipende dal tuo eclettismo di scrittore. No, Stelline e Stellette, secondo me, è difficilissimo replicarlo e non lo farei mai.
perché mi piace già così com'è, quindi scusate l'immodestia. No, ho scritto già altri due romanzi. Uno è una storia sul famigerato capo di guerra della Cotta Sioux, Cavallo Pazzo, è nel cassetto da circa 6 anni, però ultimamente ho contattato la casa editrice e stiamo valutando la situazione. Poi ho scritto una storia d'amore, che è quella che, insomma, non è che mi piaccia moltissimo, ma va a finire che vende più quella che gli altri. E sto scrivendo, ho cominciato da poco un romanzo sulle Brigate Rosse, sul terrorismo, che sfiora comunque quell'argomento lì, ambientato sempre in quegli anni, è il mio quarto romanzo, e per adesso mi dedico a quest'ultimo e vedo di riuscire a finirlo in maniera che a me piaccia, poi il pubblico non lo so. Bene, è stata comunque un bel confronto, una bella discussione, ti ringraziamo per averci accordato questa intervista e ti salutiamo appunto per poterti interpellare riguardo al prossimo libro. Grazie. Grazie a voi per avermi dato questa opportunità.